Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. La parentesi di tempo instabile che ha portato precipitazioni su alcuni settori dell'Italia centro-meridionale, possiamo dire, è già finita. Infatti, nelle prossime 12 ore termineranno gli ultimi fenomeni di questa crisi estiva. Da venerdì il solleone tornerà a calcare la scena, arroventando l'Italia con una nuova ondata di caldo. L'alta pressione africana farà schizzare nuovamente i termometri fino oltre i 40 gradi, iniziando dalle isole maggiori, ma estendendosi a gran parte del meridione. Al nord invece le temperature non saranno particolarmente elevate, ma a far da padrone ed in maniera particolarmente fastidiosa sarà l'alto tasso di umidità, il quale darà origine a condizioni particolarmente afose. Temporali ancora presenti invece sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti occasionali sulle pianure più settentrionali. Insomma, dopo un breve periodo di riposo, l'estate tornerà su buona parte dell'Italia. Ma adesso vediamo la situazione odierna sulla nostra provincia. Qualche nube sparsa è ancora prevista sul Messinese, in un contesto comunque sereno. Le temperature in lieve ripresa si porteranno sui valori dei 30 gradi durante il giorno, con minime di 22 nella notte. I venti ancora di moderata intensità soffieranno da nord-nord-ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul versante tirrenico l'intensa nuvolosità mattutina ha lasciato il posto ad una lieve nuvolosità che andrà comunque diradandosi in serata. Le temperature ancora sotto la media stagionale si porteranno ad appena 28 gradi nei valori massimi e minime di 22. I venti di moderata intensità soffieranno da nord-ovest e da ovest-nord-ovest nella sera ed il mar Tirreno sarà poco mosso. Sul versante ionico invece giornata serena e soleggiata, con temperature anche qui in lieve ripresa comprese tra 29 e 20 gradi. I venti prevalentemente moderati soffieranno da nord-ovest con possibili raffiche fino a 29 km orari ed il mar Ionio sarà pertanto mosso. Nella giornata di venerdì 27 luglio un nuovo cuneo di alta pressione si eleverà dal Nord Africa, intenzionato a restare sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Bel tempo e molto caldo su tutta l'Italia, specie sulla Sardegna e dal centro-sud, salvo residui annuvolamenti ancora presenti su alcune zone. Al sud ulteriore miglioramento, con ultimi annuvolamenti tra la Calabria tirrenica e lo stretto di Messina, ma solo nelle ore del mattino e qualche residuo in serata. Per il resto la giornata sarà serena e soleggiata. Le temperature torneranno nelle medie climatiche del periodo, portandosi ai 31 gradi le massime e minime di 22. I venti di moderata intensità soffieranno da nord-nord-ovest con possibili raffiche fino a 32 km orari ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.